Eccoci. Topic di oggi. Aspirina e Coca-Cola. Che fanno? Ah, che bello! Buongiorno, Hector, buongiorno. Ah, ma c'era anche altra gente, e gli altri non li ho visti. Ho letto lui per primo, quindi cazzi vostri. Buongiorno a tutti, siamo qui riuniti per un gogato mattina, molto interessante, nella quale dobbiamo svelare dei misteri. Giocherò a Skyrim, però prima la mia domanda per le persone più colte, quelle istruite e studiate che hanno fatto le scuole alte, è: in che modo l'aspirina con la Coca-Cola ti droga? Perché questa cosa non sa da fare? Perché fa male? Cosa ti crea? Io intanto faccio un'aspirina con acqua, perché, Ma per ovvi magari motivi, è una di quelle che cose non è vera. tipo la tua mamma che ti dice non toccare il fuoco quando sei piccolo, non toccare il fuoco che è cacca. Ma Tra non è che il fuoco è cacca e non è che la No. tutte le cose che ti poteva dire sul fuoco è cacca. Perché la prima cosa che ti dicono è non mangiare la cacca perché è orribile, Ma no? non credo ci E sia da lì bisogno di a spiegarlo, lo un bambino capisci? piccolissimo che sembra cioccolata, glielo È un bambino devi dire. piccolissimo, non credo neanche che. E da lì Ma in aspetta, poi ti se un bambino è dice non toccare il. piccolissimo e non capisce cosa sono le feci, dubito che capisca che cazzo gli stai dicendo. No, non così tanto piccolo che non ha capacità cognitive, che inizia ad averle, che scopre il mondo, sai, è il bambino che si mette in bocca le cose. Sì, va bene. È quel bambino che si mette in bocca le cose, tu gli devi dire no, non mettere le cose perché è cacca, perché la prima cosa che gli spieghi è quella. E La Coca-Cola e l'aspirina da vanno lì in avanti. entrambe Magari è la stessa a pressare cosa. sul fegato. L'aspirina con la Coca-Cola è cacca. E Un quindi po' non come metterla prendere in medicine bocca. con il caffè. User joined your Ah, è come channel. prendere medicine Buongiorno. alcol. Buongiorno. Boh. Però dicevano che ti faceva anche effetto doping. Alle medie dicevano, poi Maga non ma parlano no, mai. magari se ti fai un test hai una percentuale di oppiacei. No, piacei no, però magari Adesso di. Non lo so, se vieni positivo, googlo. positivo. Poco poco. Allora, È come. Non c'è Coca-Cola un bagel aspirina. in America che se lo mangi sei positivo al test della droga? Me lo Un bagel? ricordo? Ho una ciambellona con lo zucchero. C'è un tipo di zucchero sopra che Ah, ti fa forse, sai positivo. cosa? Forse l'aspartame oppure qualcosa di chimico del Possibile, genere. ecco, non mi ricordo Sì, esattamente, però è mi ricordo quello per i che. diabetici o comunque per quelli che non vogliono diventare grassi. La vecchia storia della Coca-Cola con l'aspirina ha un fondo di verità. Ah no, porca miseria, su Google ho trovato ha un fondo di verità, poi apro il link e c'è il punto di domanda. Ma allora. È credenza molto diffusa che per un bicchiere di Coca-Cola nella quale è stata sciolta un'aspirina abbia effetti molto simili all'assumere droghe pesanti, se non addirittura proprietà afrodisiache. Afrodisiache, Madonna. La voce era già diffusa negli USA ai tempi della presidenza di Roosevelt. E la puttana. Addirittura una citazione a riguardo si trova anche nel film Grease, nel dialogo fra due ragazze, ed è stato citato in Super Giovane di Elio e le Storie Tese. È vero. È vero. E quindi? Quello che è certo è che il mito della pericolosità del binomio aspirina Coca-Cola è una bufala. Ma dai, me lo smontano così. In due parole. Me l'hai spacciata per vera, tra l'altro, Ma anche perché nello stomaco mica succede una cosa del genere. Cosa? Cioè, qualcosa dell'aspirina della Coca-Cola, se tu metti l'aspirina esplode tutto, no? Ma era l'aspirina che faceva No, esplodere la era Coca-Cola. la Mentos. Era la Mentos Magari anche con la Coca l'aspirina. Zero. Cioè, Magari anche con nessuno la l'ha Coca trovata, perché normale, ma l'aspirina con la esplode Zero troppo. faceva. Beh, va bene. Penso che sia semplicemente un po' più effervescente, però non era quello il dubbio. Qual era allora?
Dovresti dire che non fa comunque male, altrimenti la Coca-Cola viene a riprendersi tutti i gadget. No, no, bevete Coca-Cola ed aspirina sempre. Poi gli dissi il fegato, vaffanculo. Comunque la credenza era sempre ricollegata al fatto che la Coca-Cola una volta aveva dentro della cocaina, allora fa male tutto. La Coca-Cola fa male tutto perché c'è la cocaina, la droga, le sigarette drogate, delle sale giochi che fumano i ragazzacci. Ciao Gabrielone. La Coca Zero e Coca mischiata ad acqua. No, Vino va mischiato bene. all'aranciata crea una reazione Vino e incredibile. Mia aranciata? madre ti tira uno schiaffo. Quello... Così. Va bene. No, facevano la Radler con limonata e birra. Poi Non è che dopo è facevano, uscita. ma c'è ancora, c'è. No, no, la facevano prima che uscisse poi la versione scatolata, diciamo. Adesso la fanno, proprio Vabbè, ma la in producono. Germania così è da Però, secoli che la fanno. però se la faceva la gente in casa, diciamo, Ah beh, sì. non è Vabbè, che te la basta faccia. metti, dovrebbe essere più o meno metà e metà. Metà Metà e limonata e metà, esatto. Una metà birra. limonata alla È birra. buona, tra l'altro. Molto dissetante. La birra mi fa cagare, quindi. Beh, quello. Vino e aranciata è buonissimo. Coca-Cola è la Mamma cocaina mia. dei poveri. Io non lo bevo, però lo beve mio Non padre. credo che sia buono vino Vino e all'aranciata. Lo beve mio aranciata. padre perché a lui piace Bianco. il sapore del vino, ma non così, perché è mezzo astemio e quindi non Non lo riesce a può. bere. Non lo E allora lo diluisce con diluisce con l'acqua? l'aranciata. No, perché non gli piace solo il sapore del vino, è quello il problema. Ah. Però gli piace se è mischiato a qualcos'altro. E mia madre lo ammazza ogni volta, lo uccide e rinasce ogni volta. Ma magari suo papà è l'inventore dei Mamma mia. E cocktails. mia madre non è una bevitrice, però se si mangia bene il vino lo beve. E minchia, lo odia quando... Mi immagino al ristorante, buongiorno, No, al vorrei. ristorante mai, ma sei pazzo, lo fa a casa ed è già troppo. Ti Se lo fa al ristorante, mia nascosto. madre lo molla lì, gli tira una coltellata sul petto. Gli fico un coltello sulla spalla e va via. Che miseria. Sabio, mi può fare un goccio di vino? Se mi può spruzzare un po' di Fanta dentro. Lo Agitato fa non di nas... mescolato. con l'oliva. E adesso. la salamoia. Porca miseria. Bene. È divertente questo inizio di live. Sono contento mentre bevo le mie medicine. Mia cugina beve vino rosso e Coca-Cola come se fosse acqua. Ma il rosso, Però, tuo papà. spero non assieme. E poi, ma succede ogni tanto, soprattutto durante le feste, così tendi a bere molto il vino come se fosse acqua. Ok, però mischiare il rosso con la No, Coca-Cola. spero che non sia mischiato. Spero che te desse una e l'altra separati, però. No, mischiato, No, mischiato. mischiato, Ma che diceva Karim. schifo. Come fai a bere una Coca-Cola con Ma vino? il bianco o il rosso con l'aranciata? Il rosso con l'aranciata. Ma è tutte e due, A lui comunque. piace. Sì, ma a lui, cioè, gli piace solo il sapore, non è che. Fa Il il sommelier. sommelier con l'aranciata, ce lo fa perché gli piace il sapore a casa quando nessuno vede. Perché io già che ve lo Immagino sto dicendo, comunque. sto rischiando che mi arrivi un elicottero dalla fine. Io l'ho sempre detto, a me piace mangiare la mozzarella con il ketchup, che non ha senso, non No, c'entra niente. Non assolutamente so no. neanche come Mozzarella l'ho con il tè, scoperto che mi no. piace, però mi piace farlo. Mi piace proprio una mozzarella senza niente aggiunto. Taglio la mozzarella a fette, inforchetto la mozzarella, la spiccico. Come si fa con le patatine fritte, no? Uguale, solo che lo faccio con la mozzarella. Neanche io lo faccio al ristorante, vi posso assicurare. Dalle mie parti, vino aranciata si chiama mista e lo bevono i ragazzi nelle parate di carnevale. Solo lì, basta. Da È soli, per molto legge. specifica e precisa questa. Devi andare lì. E basta. Tra l'altro, le parate di carnevale, quanto paesino è la parata di Vabbè, carnevale? figa, tu come la chiami, scusa? A Torino non c'è un cazzo. Non fanno le Non parate, credo. Ma non ci credo, bloccano un corso per fare la ma parata. faranno i Ma carri che passano? è. Non è Ci sono Viareggio, andato però. 3 anni fa, però era roba, cioè, tipo, invece di il mercato, invece di essere fermo, era in movimento, era più o meno, il senso era quello. C'erano due Ma la persone maionese nella vestite pasta, ma che d'Arlecchino. schifo. Cos'è?
La maionese nella pasta, Ma quella no? è la roba No, americana no. che non so neanche quanto E neanche vera il ancora ketchup sia nella... quella cosa No, lì, infatti, tra non l'altro. Ma penso credo che in proprio America neanche... nessuno mai mangi più così, sono tutti Ma sì, stereotipi come infatti, da non noi la è... cosa. Sarà stato così negli anni 90, ma... Sì. Anni 90! Beh, ancora adesso ci prendono per il culo con degli stereotipi di italiano, ma di un vecchio stile che te non hai idea. Ho visto una Ma puntata dei solo... Griffin, Sì, ma... mi Ma sono poi, cioè, vabbè, messo... ma se prendi i Ma Griffin Griffin è come fatto punto di apposta. riferimento, No, alla certo, fine... però mica, dammi qualcosa di un po' più sagace. Un pelo, non c'è bisogno. C'è il solito italiano con la pettinatura alla Elvis, non si sa perché, che è mafioso, Con che... la giacca di Basta, pelle e di jeans. basta. Un pelo, non siamo un ottimo... E poi, tra l'altro, in quella puntata hanno detto italiani che popolo orribile, una cosa del genere. Ci hanno proprio tirato merda, Ma sì, ma nei Griffin c'è Cioè, un... certo, È non stiamo fatto per parlando tirare di... merda agli americani, Sì, Griffin, voglio dire. però minchia, cioè, un pelo di più, un pelo, prendimi per il culo per altro. Dov'è Skyrim che non apro da un po'? Eccolo qua. Scusate il naso, i miei amici su TS non sentiranno rumore, voi sì. Microphone muted. Un esempio di origine italiano è il boss delle torte, minchia. Sì, lui sì. Ma si chiama The Cake Boss in inglese? Credo di sì. Che casino. E lui si sa che è italianissimo come origine. Sì, però anche lui è un italiano del gran cazzo, se posso dire la Ma mia. dai, hai visto che è morto Però... oggi? E Palle. che è morto Chi è oggi? È morto? morto... L'inventore Morire. dell'ovetto Kinder. Ma va. Ma dai. No! Quindi devo comprare uno adesso. Ma era uno straniero però, William Salice, no, non lo so. Sarà tedesco, sarà? La Kinder. No, Scusa. Kinder è Ferrero, italiana. No, sto cazzo, è tedesca la Kinder. Poi dopo è Un stata braccialetto di acquisita Michele dalla Ferrero. Ferrero. Però la No, era un Kinder... braccialestro di... Ah no, però era italiano comunque. Come? Il cognome è Salice, quindi... Piangente. No, comunque la Kinder Era dovrebbe essere originario di tedesca, Torino, eh. tra l'altro. Perfetto, tutti da lì. Dove vive Favige. Va bene, Harry, bravo. Quanto faceva ridere quando cucinava la roba italiana alla sua maniera? Ma sì, ma infatti non... Io il boss delle torte non l'ho mai pensato come italiano vero. Era una merda, dai, che cos'è quella roba lì? Non è In che senso? italiano. Perché era una merda? Vabbè, Ma ti pareva italiano quello lì, scusami? Quando cucinava le sue puttanate... ma no, ma perché comunque era in America da almeno due generazioni, l'origine erano La italiane. Madonna. Cioè, sì, che fosse italiano, ok, di sangue, però figa come si comportava, fanculo, non è Vabbè, vero. meno male, se tu nasci là e vivi là sempre, è normale che non hai nulla dell'origine. Capitaci. Come se tu fossi nato in Germania e vivessi tutto il tempo in Germania, ti comporteresti da tedesco. Ho capito, però non vado di... Dopo 8 generazioni, non sei più un italiano, cioè, sei... Ma... Bene. Nel frattempo, Skyrim mi regala questa mod, Wereshark, che sarebbe il lupo mannaro, però è lo squalo mannaro, e tu diventi uno squalo che cammina. E non è da sottovalutare, molto interessante come cosa. Il posto delle torti è New Jersey, va bene. La cosa peggiore è stato quando in Scozia siamo andati in un ristorante teoricamente italiano con i camerieri e staff che parlavano italiano e mettevano il ketchup sulla pizza. Però non è tanto mettere il ketchup in giro a cazzo il problema. Cioè, Però, no, aspetta. non è che la pizza è nostra, a parte che la pizza non è prettamente italiana, in teoria è egiziana, pensa. No, ma a Poi parte quello, ma dopo... comunque andare in Scozia e andare in un ristorante italiano mi sembra È un po' da sbagliato. stupidi. Esatto, devi andare a bere la Abbastanza. birra. Abbastanza. E andare a mangiare italiano all'estero è un po' da stronzi, effettivamente. E poi in Italia andiamo a mangiare le cose strane. E poi andiamo a mangiare il No, sushi al McDonald's, va io bene. l'ultimo... Il sushi al McDonald's. Sushi e il McDonald's. Mi ero preoccupato. Che figo questo coso. No, niente, non ci sono mod interessanti. Vabbè, fanculo, vado avanti con... Anzi, fammi togliere quella della cacca, va là, che...
Come si levava? Che non è esattamente bella, anche perché ogni volta che mi teletrasporto da qualche parte qualcuno mi caga sullo zerbino. Non c'è. Ah Beh, beh, dopo eccola tre qua. settimane ci sta, dai. Per voglia di pizza dopo 3 settimane ci può anche stare. Vabbè, ma la pizza credo che la facciano un po' ovunque, non credo ci sia No, necessità di non andare in un ovunque. Poi ristorante non facciamo la roba che se particolare. la pizza devi mangiare deve essere per forza italiana, mannaggia la pupazza. Ma Siamo vabbè, proprio. A me mi pizza. piace tutti i tipi di Ma pizza, quindi sì, no, ma ci come. sono i kebabari che la fanno Madonna. meglio delle pizzerie fra Scusami. un po'. Pasta alla Pasta alla carbonara carbonara con con l'olio. l'olio, con l'uovo e l'occhio di bue. Ma cosa? È un delitto. Si fa, no, si fa una cosa del Beh, non genere. lo Beh, farei. dipende, Jules. Era una carbonara normale con sopra un uovo? Oppure era una pasta con la pancetta e sopra c'era un uovo all'occhio? Perché se no, a parte la secchezza, a meno che non abbiano usato il grasso della pancetta, che te lo posso anche raccomandare, muori. Perché se così, non mi fa così. Oh. Ma perché andare a mangiare la carbonara a Parigi? Non ho capito. Perché Quello, mai? infatti, quello Ma mai magari non l'hanno nella mia vita. mangiata, Vuol magari l'hanno dire? semplicemente vista. Che poi Parigi, scusami, in Francia non sono comunque dei numeri uno per quanto riguarda alcuni tipi di cibi, a parte le escargot che guarda, me li infilo nel naso piuttosto che in bocca. Infilati nell'Ade di Plegius nel Palazzo Blu. Ah no, questo qui non lo devo fare. Vabbè, ma Non lo voglio umenemu, ma basta fare. con sta storia di Napoli e la pizza, che è buona davvero, ma lasciatemi vivere, non è che se... Che palle, Io lo dico sinceramente, che la cosa di due Napoli non è che mi coglioni. piace molto, mi Ma piace di appunto, più tra l'altro uno rispetto che non alle altre, è invece uguale abituato a rispetto alle mangiare altre. la pizza Infatti, di se non è Napoli, non è che abituato. gli fa impazzire... Io l'ho sempre detto, Mannaggia la purtroppo quel puttana tipo sta di pizza roba. lì non mi fa impazzire. Ma a me è piaciuto un Preferisco sacco quella la pizza di bassa. Napoli, mi è piaciuto un Quella sacco, però non è che bassa. rompo i coglioni ogni volta. Poi va a gusti comunque, Ma non infatti. è. Ripeto, c'è gente che mangia le per. Scusa, ma cos'è che devo fare? L'ho presa, sta mi. Recupera il diario di Storm, va bene. Siamo abituati troppo bene a mangiare, è vero. Per un certo senso è vero, però bisogna anche Sono un vedere assistente di cosa viaggio. buttano giù, Do una come. mano con la forgia. Ma non puoi dire che a Londra si mangia male, anche perché le Non ci ho mai città tipo mangiato. Londra, Parigi, così non hanno una cucina loro, hanno tutte le cucine, quindi non è. Vabbè, ma ad esempio avranno i loro piatti oltre al classico fish and chips. Fish and Sì, chips. però non è che. A Londra dovrebbero avere Cioè. le zuppe, la carne in umido, cose del genere, tutte cose perché piove sempre lì. Cosa Come se cazzo vuoi? vai Anche c'è a un Milano così, non è che ci sia un piatto, cioè c'è il piatto tipico, ma La non è che... cotoletta. Vabbè, è il risotto alla milanese, robe qua, ma... Comunque c'è anche tutte le altre cucine. È venuta una fame che te non hai idea, porca miseria. No, Abbastanza. ma infatti, in genere, se tu viaggi, viaggi e poi mangi quello che ti capita sotto tiro del luogo. Viaggi Tra anche l'altro, per sì. quello. Fa parte del viaggio, qualcosa lì. Cibo inglese è buonissimo, ma cosa si mangia in Inghilterra? E non ci sono Il mai stato. finger food. E Fish and basta? chips, la zuppa inglese, È il sarebbe. fish and No, no. chips, è vero. Martino lo Che avevo adora. già detto. Damsel, siamo andati in ristorante tipico e alla fine abbiamo mangiato wurstel e patate bollite. Dove? Ad Amsterdam. Va bene. Beh, ci sta, è tipo tedesco, anche, cioè, siamo comunque lì, madonna. Questa missione però mi ricordo di averla già fatta a metà. È che mi ero fermato qui. Sì, poi c'è questa questione dell'ananas sulla pizza. Sono particolarità che se a Non l'ho mai uno assaggiato, ma magari è piacciono. buona. Magari è buona, non lo so. Lo E metti che fanno ti piace. ovunque, eh. Metti che ti piace e ti piace. Cazzi tuoi, te lo mangi. Non lo dice a nessuno. Come il Come vino, quelli che la dicono. Fanta. Esatto. No, come quelli che dicono che non hanno mai assaggiato il sushi, dicono che è schifo il pesce crudo. Invece magari poi gli piace.
Vabbè, ma come idea è come mangiare gli insetti, porca troia, io non lo farei Bisogna mai. provare. Lo Figa, so, non ne sarei in lo so. grado, Magari lo poi è la cosa che mi dico. piace di più al mondo, che ne so. Lo so. Metti poi che la cosa che mi piace di più al mondo, torno in Italia e non ce l'ho. Che fastidio. Beh, adesso è diventato legale. È vero. No, No, mi fa infatti. proprio schifo il pensiero. Come Karim, che è aracnofobico. Metti che magari Karim domani scopre che mangiare i ragni è la cosa più bella, più buona del mondo. Per lui è il non plus ultra. Meglio. Scusa, odia i ragni, li E li mangia, li mangia. uccide tutti, meglio Oh. così. Basta che me li fai a forma non di ragno. Fammelo a forma di Tagli le coniglietto e zampe, lo mangi. mangio. Di piccolo. Mangio tutte le zampette a forma di coniglio. No, mai, mai, no. No, no, ma Mai, no. mai. Vabbè. E ho capito come fanno a trasformare un ragno Fanno lì in un coniglio. come si chiamano quelli della Aia? No, della Teneroni, che fanno gli hamburger a forma di orso a chiotto, con la faccia di un orso a chiotto, e Quindi fammi tu la dici un carne di hamburger ragno a di... forma di, che ne so, di autografo di Passenger. Tiè, te lo mangi. Che poi quanti ragni servono per fare un hamburger? Come si chiama? Come le lumache in Francia. Magari sono buone, non lo so. Non l'ho mai provato. Mio Dio, Che se non mi... cavolo. No. No, anche a me non ispira per niente, ma magari sono buone. Il mondo degli Beh, alla insetti fine, deve se rimanere sono. dov'è? Per È un terra. piatto prelibato, vuol dire che sarà buono, sì. Scusa. Ecco, le ostriche posso dire che non mi piacciono, anche se è un piatto prelibato. Lo assaggiate e mi fa Ecco, schifo. per dire, invece, l'unica cosa della cucina francese che mi intriga sarebbe il patè di anatra, che però Quello non lo sì. fanno più perché viola mille robe Ma quello diverse. l'avevo assaggiato in Francia, lì era fantastico. Perché per farlo devono ingrassare l'anatra fino a Sì. farle scoppiare la panza, Esatto. praticamente. Patè d'oca, non mi ricordo se era oca anatra, quell'animale lì, insomma. C'era l'altro ieri, gatto correggimi, l'altro Sì. ieri, ho Non lo so. mangiato con Dario. Ieri, Sì, no, l'altro no, ieri, l'altro allora ieri. confermo, sì. L'altro ieri ho mangiato con Dario Moce, siamo andati al ristorante Le Tre Galline, che è uno dei ristoranti più antichi di Torino. Non avevo mai mangiato, tra l'altro, perché è un po' Zero. costoso, però sai, una volta ci mangiamo, siamo ricchi, quindi possiamo farlo. Va bene. Beh, è medio alto, come diceva Dario, effettivamente. Io vorrei Comunque. farti la domanda brutta. Quanto ti ho Vai. speso a testa? Che è brutto da chiedere, però sono Ma non curioso. tantissimo, in realtà. Abbiamo mangiato poco, Però non i piatti erano tra i 13 Fai e i un 20, 35 euro. 25-30 a 25, beh, è un testa? ristorante normale. E tra i 13 e i 35 euro i piatti costavano, singoli. Quindi fai un 50 a testa, Più, lo tratti. sì, Fai un 50 a testa. leggermente meno, sì. Vabbè, ci sta, è un Va bene, guarda che ristorante. non è niente di... No, no, Così. era me, me, era me. Sì, però sai, se lo dici a uno. Se lo dici a, Mo, a Moro, sai che l'altra volta avevamo No, discusso di Moro lo sta roba farebbe. qua. No, Moro lo farebbe. Mark, che non lo Chi farebbe. era Marco? Fra Moro lo anche. farebbe. Se parlavamo di sta roba qui. Ma se devo andare al ristorante, cucino a casa. Va bene. E questo, il Vabbè. discorso moriva lì. Va bene. Io l'ho Puttana Eva. prenotato per l'ultimo dell'anno in un ristorantino che è ficcante, poi dopo ne parliamo. Però prego, finisci pure la Niente. E tua... no, e lui ha, per esempio, Era anche proprio Martina. il vomito gli viene a guardare determinate verdure, tipo i finocchi. Se lui vede i finocchi, gli viene il vomito. I Quella broccoli, lui deve Madonna! alzarsi dal tavolo, mi ha detto. Poi magari Madonna! esagerava, ovviamente. Però è tipo Martina col formaggio. Martina Ah, col vero, sì. formaggio, se vede il formaggio o lo sente l'odore, è come Che palle, sentire si perde spazzatura. una bontà incredibile, È un guarda. mondo intero. Un Eh mondo sì. intero. Non ho... Ma... Io ci avrò due robe che non mangio, forse. Io qualche verdura e basta, il resto E mangio. no, Qualche neanche verdura le anch'io. verdure I tutte. broccoli mi fanno cagare, però I ad broccoli esempio e l'odore, cavolfiore me ma è lo infilo come. nel naso, Per è esempio, buonissimo. l'unica A me fa cosa che schifo. faccio fatica a mangiare sono i funghi, ma adoro il sapore. Però E la infatti consistenza, che è i come se porcini sono il mangiassi top, perché non la hanno quel lingua di problema lì. Perché qualcuno in bocca, no? non hanno quel problema lì i funghi, cioè i porcini. Si sciolgono in bocca Però se se cotti mi bene. fai il risotto, quelli minchia, mi piacciono, l'odore, il profumo e il sapore dei funghi mi piacciono un sacco, però però è solo il fungo, no? Però Perché alcuni funghi sono proprio dei chewing gum alla fine, sono dei cerotti. E stai mangiando della plastica umida in Sì. bocca, un po' che sgagna tra i denti, Sì. no? Ma i porcini non hanno quel problema lì perché appunto si sciolgono.
Ma comunque mi dona dicendo alla fine era il cap, avevi ragione te, so che non è molto, ma sono 2001, quindi non ho molto da darti, non preoccuparti, non sono 2001 di quegli stronzi, sto studiando tanto per diventare il più possibile diverso da Moro, ecco, hai rovinato Ma tutta, cazzo! Hai appena tutto, detto sono diverso dagli tutto. altri 2001 e poi mette Moro in una Che non sa frase, a leggere il posto, mio ciao, nome. grazie. Diverso da Moro che non sa leggere il mio nome. Va bene, però hai rovinato tutto, ti volevo... Era Porca troia, era veramente... partito benissimo. Mannaggia. E due virgole, però grazie mille per i soldi. Me li metto in tasca. Anzi, ci vado a Io non mangio mangiare la sabato. frutta, Che poi... Madonna! È domani sera Com'è l'ultimo dell'anno, possibile? Karim! Cosa? È domani sera l'ultimo dell'anno! Eh sì! Devo No! E fare gli quindi... auguri? No, è che Sei io pensavo rientrato fosse dentro. almeno tra una settimana. Sì, va Almeno. bene, adesso. E ho perso la cognizione del tempo, come lui stamattina. E quelli lì mi hanno telefonato, mi hanno detto doveva arrivare ieri. No, Karim, era Non ieri che doveva ti hanno arrivare oggi, telefonato, che ti ho porca detto oggi. troia. Siamo così, stiamo perdendo Oddio. lentamente la E non concezione di usciamo di tempo. Ma casa, per forza. Siete proprio noi due due, noi due che sì. È perché noi due siamo quelli che entrano su TS all'alba e poi ci parliamo tutto il giorno. E E come quindi diceva sembra. lui, sembra Sì, passato ogni un volta. mese. Sì, ogni volta gli dico: ti ricordi che l'altro ieri ti ho detto sta roba? E lui, no, guarda che me l'hai detta stamattina. Ah già! Questa è casa mia. Porca troia, che Entra. parliamo tutto il giorno e non capisco più quando ti ho detto cosa. Mazumbox, grazie mille per la sub. Porca miseria. Stiamo veramente invecchiando qui dentro, nelle quattro mura. Ah, io sto anche morendo. Cioè. Sto evitando un attimino di uscire adesso perché sto cercando di migliorare. Stamattina ho respirato per un attimo con le mie narici, entrambe. È stato bello, è durato Bravissimo. poco. È durato pochissimo. Bravissimo. Siete dei cavernicoli di TS, più o meno. Io so che ieri l'ha letto male e ci sono rimasto di merda. Vabbè, ho capito, però non c'è bisogno. Bagungao ti ha letto? Pagongo 11, tra l'altro. Bagundici. Più bello Bagundici. Giusto come voi, come voi gatto, ma sto studiando per gli esami. E fai bene. Come in Russia dove sto ora si mangiano il cazzo di aglio sotto aceto a spicchi. Ma in realtà è una cosa che si fa un po' ovunque quella lì, non solo l'aglio, ma anche la cipolla, che magari la cipolla è anche più accettabile. Però l'aglio Accettabile, la cipolla cipolle fa già più bene normale. l'aglio. Ma l'aglio dovrebbe avere delle proprietà buone, no? Sì, fa Cos'è? Fa benissimo. bene la mangiare l'aglio. Sì. Ma non credo che ci sia nessun cibo naturale che faccia male. Credo. Che vendono, ovviamente. Non che è Sembra di naturale, cioè con la grandi malaria quantità, magari. sì, non lo so. Beh, ma qualsiasi cosa in grandi quantità. Le mandorle non sono tecnicamente velenose, salvo. Ma anche la patata non è velenosa? In La teoria? O patata? la fragola, non mi ricordo. Lo Le diceva Beppe mandorle? Grillo 50 anni fa, ma non sono sicuro Mi fosse ricordo. vero. Le mandorle sono velenose. Se le mangi chili, muori. L'olio di palma? Poi, palma non è. Cioè. No, perché adesso c'è il disboscamento con sto cazzo di olio di palma che fa. Chi è che mi tiene per. Eccolo. L'aglio si usava contro i vermi intestinali. Ma glielo tiri in testa, eh? Come funziona? La mia ragazza una volta ha fatto una marmellata di cipolle rosse, dice Corvo. Beh, si fa. Ce l'avevi anche già detto, tra l'altro. E Isa subito dice quella Noi roba mangiamo il spacca. formaggio con la muffa, quindi non è che È vero, sono tanto appunto, per me, coi poi vermi, mi no? piace un Spacco sacco il cipolla. Quindi, gorgonzola, eh. A che me dobbiamo piace, fare? però come idea mi fa schifo. Sono macchie blu di muffa, porca troia. Babbabia, che Però è brutto. buono, anche Però è lui. buono, eh sì, mi piace. Mi piace anche sulla pizza, mi piace Madonna, sciolto sulla pizza pasta, con su... gorgonzola e con cipolla. Mamma, tantissimo. È la mia Gli preferita. gnocchi. Porca troia. Ecco, però, per dirti, quello con i vermi dentro, magari, quello... Niente, gli insetti non me li devi mettere, devi stare fermo con le... Non li voglio. Tienteli lì. Che schifo. Gli insetti mai.
L'aglio è disintossicante in giuste quantità. Per quanto riguarda le mandorle, 4 al giorno fanno bene. Alcuni tipi particolari di mandorle, sì, se mangiate in grandi quantità, possono avvelenare. E quindi tu ti mangi un sacco di mandorle, ti avveleni, poi ti mangi due spicchi d'aglio e sei disintossicato. Ma scusa, ma la ricina di Breaking Bad? Ricin. Ma la ricin è con i fagioli? E con i fagioli, infatti. Però non è che mangi il fagiolo e sei avvelenato, devi cucinarlo in un determinato modo. Infatti, sì, non ti fanno vedere come si fa apposta. Praticamente anche le noci così mangiate. Basta Google, comunque, te lo assicuro. Basta Google, la voglio se basta Google, però. Per far qualunque cosa, anche per fare la termite, la termite, o come cazzo la volete pronunciare. La termite. Va bene, se sputare non c'è bisogno. Per fare quella cosa lì è semplicemente polvere di ferro e ruggine, se non sbaglio. Cioè, l'avevano fatto vedere i Mythbusters, tra l'altro. Ho detto, basta questo e gli dai fuoco. Ah, ok. Ci vuole niente, ed è pericolosissima. Va bene. Ho tirato un freno di una piccola bici. I semi della frutta contengono il veleno. Pochissimo, ma... Anche la carne fa male. Ma tutto mangiare... in realtà in grandi quantità fa male. No, ma in teoria la carne non andrebbe mangiata tutti i giorni. Come la pasta, come la ma la pasta non è che ti fa male, ma ti fa diventare una bettola. Ti fa diventare un barile. Guarda quanto costava questo. Sì, dai, ci c'ho su. Però la carne non fa proprio bene in... Andrebbe mangiata poco. Andrebbe comunque mangiata 2-3 volte alla settimana. Andrebbe comunque mangiata, non come quelli che dicono. Come il pesce, come tutto. Perché ci sono diversi tipi di vegetariani. Adesso non vogliatemene, però è vero. Ci sono i vegetariani che dicono non mangio la carne perché non mi va di mangiare un altro essere vivente, che ok, non la penso come te, ma accetto il tuo punto di vista, e quelli che dicono non mangio la carne perché fa male. Non è vero che fa male se tu inizi a mangiare, io mi sono perso intanto, ti fa venire la gotta, la Madonna. Se mangi troppa carne, è vero. Armisodium, buongiorno gatto, volevo congratularmi con lei per le bellissime live, soprattutto quelle su Rampage Night. Grazie mille. Grazie a Karim che me l'ha consigliato, più che altro, perché non l'avrei grazie mai comprato. Grazie a Marco che ce l'ha regalato. Perfetto, grazie a tutti. Però io l'ho messo nella mia wishlist. Quindi Madonna, il grazie supremo è a me. Va bene. È a me. E Bagongo ritorna dicendo alla fine sono comunque stronzo. È un nome di merda, va bene, mi dispiace per questa tua condizione. Comunque, la carne non fa male se mangiata in giuste dosi, come qualunque altro cibo. Ma anche se bevo 200 litri d'acqua muoio, non è che... Anche l'acqua... Anche bere il vino, in teoria, ti fa digerire bene, no? No, fa bene anche al cuore il grappino. Cioè, no, adesso non ti sto dicendo di bere il vino in grandi quantità, però... No, il vino rosso fa bene al cuore. Vedi. No, di ma se passa, troppo, capito? Poi, vabbè, ci sono gli altri problemi. Certo. Io mangio la verdura perché rispetto la natura. Ah, non mangio la verdura. Beh, giustamente, c'hai i tuoi motivi. Sono una persona a cui non piace il sapore. Ma infatti, ma i gusti sono gusti. A me va bene se non ti piace mangiare qualcosa. Sono uno che mangia più o meno di tutto, però se c'è qualcosa che proprio gli fa schifo, non lo mangio. Non è che... Ad esempio, questa è un'onta pazzesca per il mio essere veneto. A me non piacciono i fegatini. Non mi piace mangiare i fegatini. E cos'altro è che non mi piace le cose? Come si chiama? La trippa. A me fa schifo. Ma quelle sono piatti particolari. Ok. Però non mi piace. Devo fare. Non è che mi invento che fanno male. No, non mi piace, non lo mangio. Cazzo. Da piccolo non mi mangiavano gli spinaci. Adesso mi piacciono. Con un po' di grana poi sono perfetti. Poi non è il mio piatto preferito, però si mangia, anche perché bisognerà pur sopravvivere. Tanto io ci ho avuto quel problema lì, che mi è venuto un male porco al fianco, che è una cosa che dovrebbe venire a chi non mangia le verdure. Io puttana vacca le mangio, che fastidio questa cosa. Che in realtà non è poi a chi non mangia le verdure, ma a chi mangia troppi semi. Vabbè, chissà che cazzo di semi avrò mangiato. Dove cacchio devo andare? Di lì. Vabbè, andiamo per di qua. Seguo la scia di morte che mi sono lasciato alle spalle e usciremo prima o poi. Ok, di lì. Vai. Plof. E buongiorno. No, infatti non partite con i commenti a caso sui vegani, che non c'è bisogno. Ci abbiamo già il nostro da fare. Buongiorno. Che iniziare false guerre contro chi mangia robe differenti dalle nostre.
Dov'è che devo andare? Bene, non lo saprò mai. Ma qui c'è gente da uccidere, quindi la uccido. Opla. Signora. Tutti Final Fantasy in sconto su iOS e Android. Fino al 9. E Final Fantasy è un gioco che va bene per mobile. Beh, sicuro il 13 e il 15 non... Quello online, il 14. Cos'è il 14? Era quello online. Merda, ora ho bisogno di un orecchio. Ok. E abbiamo preso quello che ci c'era bisogno. Cos'è questa perla? Valore 2. Tientala. Na na na. Ok. Adesso ho una fame, guarda. E devo ancora finire di bere. Ah, sì! Siete tutti vivi? Salute? Pronto? Niezar, sei sopravvissuto? È volato in un'altra stanza, Karim, nel frattempo. Ci sono, ci sono. Buongiorno. Che palle sti Falmer, che sono brutti, fanno schifo. Muori. Muori. Ah. No, io non uso gli Amazon Coins, più che altro perché non gioco particolarmente molto a Hearthstone e comunque anche giocandoci non shoppo. Non come Liezar che compra le cose. Non è vero. Come no? Avrò speso 20 euro. Dopo la 3 anni. Scioppone. Sai quanto ho speso io? Zero. Ma tu non ci giochi, che vuol dire? Ci ho giocato. Non ho più un orecchio, madonna. Voi questo Grimaldello, il problema di questo Grimaldello è che dovrei finire la quest e non l'ho finita, mi dà fastidio un po'. Infatti arriverò a 1000 in Grimaldellanza e poi dopo lo do via. È una quest a tempo lungo, diciamo. A lungo termine, che sarebbe meglio. Il baccalà mi piace, sia mantecato che in umido. No, aspetta. Mi sa che è la stessa roba. No. Non mi ricordo. Comunque anche col pomodoro. Baccalà mi piace. Lo stoccafisso, come dicono. Da voi si mangia il baccalà? Pesce fritto e baccalà. Mi rispondo con una canzone. Che non risponde tu comunque alla mia domanda. Quindi... Ma va bene. Andate in italiano. Bucatino. Ma se bevi whisky e soda. Perché miseria. Ale. Il baccalà da Vicentina. Baccalà fritto. Sì, ma bisogna sdoganare questa cosa delle cose fritte. Perché il fritto è buono tutto. Tutto è buono fritto. Non... A parte il coso. Come... Cazzo, mi dimentico sempre il nome. A parte il carciofo. Che per me è terribile come consistenza e come essere in sé. È fritto e buono tutto. Aia, ma inutile. Ti piace a te? A me non. Non piace. Ma attaccato è quello al latte. E in umido è quello col sugo. Perfetto, su. Ok. Va bene. Ci ero. Baccalà e stoccafisso sono diversi. Io pensavo l'animale fosse lo stesso. Non è? Scusate. E allora che cos'è questo stoccafisso di cui parlano tutti? Parlano al telegiornale. Ah, il baccalà è sotto sale e lo stoccafisso è secco. Ok. Però l'animale è lo stesso. La bestia dalla quale si ricava questo cibo. Hanno rimesso la neve su GTA, Karim. Oh, possiamo registrare oggi. Se non ti arriva la telecamera. Vabbè, se mi arriva, stacchiamo a metà. Va bene.
Mi sta bene questa cosa. No, oggi l'hanno rimessa. Grazie Manu per questa info. Io sono raffreddato il giusto per almeno un po' più di tempo per montare. Bene. Cosa vuole questo ragno nanico operaio? Muori. Le. Hanno tutti detto che l'animale è lo stesso, cambia solo il metodo di conservazione. Sì, allora a posto. Ci ero. L'animale è quello. No, la neve su GTA la mettono solamente adesso e a Natale. E per Natale intendo il giorno di Natale. È lo Non stesso ti dei sto bastoncini bene, Finius. What a twist! magari ci credi. Ok. Sfera nanica. Sono appena uscito da GTA e non c'era. Manu, ci racconti le balle? Allora? Hai raccontato. Ma magari. Aspetta, single player o multiplayer? No, magari Motta. No. No, magari l'hanno inserita mentre giocava e quindi Non è non possibile, non si può. può. Credo che butti lo sui server. Almeno Madonna, montano. ma non è Una detto, violenza non credo, devastante. sai. No, magari stavo giocando in single player, multiplayer. Ma adesso non credo che Manu sia così coglione da dirmi hanno messo la neve su GTA single player. Sì, Ma perché Manu stiamo che scrive parlando dal bot. maiuscolo, quell'altro È deficiente. un'informazione veramente della sega. Allora, questo qui è un deficiente. È un'informazione del Buongiorno. cazzo. Allora, o ha Quindi scritto stavo scherzando io. No, o ha no, scritto ha no. scritto. Ha scritto sto giocando adesso. Ah, come fate a saperlo? Io non Perché ho vedo. cliccato sul Cliccare su mostro. messaggio eliminato. Scusa, tu non sei mod? Cioè, è Eh 4 sì, anni che scusa. fa le live e Allora. non lo sa. Ma io non modero le vostre live, mi fanno cagare. E Ma neanche neanche le la tua tue a sto modo. punto. E le modera Gabriel. E va bene. Gabriel Ribellione. L'arma più forte del gioco è il mio orso. Trova qualcuno che ha il corrente della spedizione. Va bene. Questa è casa mia. Entra. Dave, grazie mille per la sub. Scusa, ho dovuto prendere fiato. Non riesco a fare una frase completa senza morire. Questa me la ciuccia. Ma aspetta, ma la mia spada è spenta? Sì, ma porca miseria. Quanto si consuma la svelta? Devo andare qui sotto. Va bene. Non faccio un salvataggio rapido da almeno una vita. Ecco qua. Lo sfruttate, Gabriel. Sì, ma gli vogliamo bene. La neve è una texture? Non penso debbano chiudere i server per una texture. In realtà no, eh. Perché non è solamente una texture la neve. Infatti ti fa sgommare. No, poi No, c'è c'è tutta tutta la neve. la No, ma neve poi che non è scende. solo. Beh, in realtà anche Poi se ci fosse sono solo anche le una palle di texture, neve. è una texture di una mappa enorme. No, Sì, beh, comunque devi non è che possono coprire metterla tutto all'improvviso, tu quanto. stai viaggiando e ti compare la neve sotto i piedi. Sarebbe bellissimo se iniziasse a nevicare a una certa e poi si E riempisse si pian piano di formasse un po' neve. come Però quando mi. i server la si pioggia. fottono e Esa, esa, esplodono esplode tutto. tutto. C'è qualcuno che si uccide nella vita vera perché è successo. Perché ha sbagliato. No, perché. No, mappa. Perché mi hai fatto questo, figlio mio? Karim, ti regalo un'immagine. Grazie. Grazie mille. Descrivimela con Che bello. due parole. Due. Fra dopodomani. No, domani sera. È capodanno. Sì. L'ho capita? Forse sì. Penso di averla capita. Wee wee. Sì. Ho capito. Noi capiamo le cose. Ok, io ho raccolto un sacco di puttanate per sbaglio qua, mi dovrò svuotare le tasche. Vabbè, c'è la neve, grazie mille. Se riusciamo a registrare oggi per me è più comodo. Spero che venga bello. Anche se con Yotobi nel titolo del video va sempre bene Ma lo tutto. scrive tutto caps, ipico, non è E uno basta, scherzo, e no. muore pure. Yotobi. Il titolo del video è Yotobi. Punto esclamativo. E virgola.
Tutto vicino, però. Mi sa che sono sceso troppo. Adesso faccio la figura da cioccolataio. E infatti, puttana. Ah, aspetta, però, ecco, Mortal One è su PS4. Forse l'ha messa solo su PC per ora. Perché infatti dicono che delle live su, da PC c'è la neve, su console no. Noi abbiamo il PC, quindi dov'è la a posto. Car- puttana, ma allora, ok. Come educato lei che mi ha aspettato e non mi ha colpito. Io la lascio lì. Devo trovare delle scale. Ecco qua. Non ci sono delle scale, ma è la rampa per i disabili, giustamente. Perché i nani, i dwarf, i, come cazzo si chiamavano in Skyrim, avevano questo sistema intelligente di pensare anche alle persone disabili, giustamente. Però mi sono perso. E quindi no. Io tozzi contro tutti. Vabbè, ma lì era mascherato. E poi era una cheat. E ho cercato il più possibile di non scrivere Yotobi per davvero. Anche perché lui nei titoli dei, dei suoi video scriveva le citazioni a cose con il gatto in mezzo. Con il gatto farlo... in mezzo, sì. Eh sì, però se lo faccio io ha un altro peso, diciamo. Ma che cazzo fa? Cosa ho fatto? Te lo fai tu e poi prendere le vite. Te lo fa carino per perdere. Quindi. Va bene. Chi è? Cosa vuoi? Oh, mamma mia, che morte brutta. Perché ho trovato un'immagine dove ci sono Hercules e Iolao con gli occhiali da sole con sopra scritto ai fighetti coi canini preferiamo Sam Raimi. Perché ho letto questa cosa? Aiuto! Vabbè, so che era di Sam Raimi Hercules. Penso che sia però... una città Buffy. Cioè una no. cosa contro Buffy. Ah, possibile, sì, è vero. Coi canini. Che cazzo è questa immagine? Cosa ho trovato? Cioè, o Buffy o come al solito Twilight. Ah, sì, ma nel 2016, appunto, quasi 2017. Però perché hanno scelto proprio loro due? Quindi io penso Buffy perché fa, il periodo perché era fa quello. Rima con Sam Raimi, semplicemente canini Sam Raimi, va che bene. Non è neanche rima giusta e di assonanza. Quindi, ma perché proprio loro due di Sam Raimi e tutte le robe che ha fatto? Tipo la casa. Spider-Man. Vabbè, ma Spider-Man c'entra proprio un cazzo. Ho capito, ma non c'entra neanche Buffy. Che vuol dire? Perché no, erano nello stesso periodo. Con i canini ti dico. Magari c'entrava ma, già ma di perché più. Era nello stesso periodo. Ma che c'entra con Hercules? Volevo capire. Appunto, è Hercules che non c'entra. Potevano mettere qualcos'altro. Potevano mettere Ash e mettere comunque la stessa frase. Funzionava. Cosa aveva scritto Gabriel? Aspetta. Ha scritto una battuta. Va bene, ma l'aveva già fatta una cosa del genere. Oldissimo. Old, sì. Ma l'anziano. Si ripete. Sì. Mi sono perduto. Niente, mi sono andato a fare in culo. Fammi vedere un po'. Dove cazzo devo andare? Perché ho fatto così? Vabbè, non importa. Che pare questo cazzo di Meridiana che mi dice dove devo andare su Skyrim, ma non è vero un cazzo. E io ogni volta lo seguo l'indicatore, ma non devo seguire l'indicatore, devo seguire le scale. È sempre fresca, va bene. Come l'insalata, fresca, va bene, va bene. Dei grassi infaticioni oggi. Ho detto cioni, pensando a Luca. Hai visto che il programma con Alberto Angela è stato quello che ha sbaragliato l'audience? Io ha fatto 20 milioni di... Io spero che non sia per i motivi sbagliati. Perché io ricordo sempre la gente che Alberto Angela c'è da quando io andavo ai primi anni delle medie, praticamente. No, le medie no, ma al liceo. Alberto Angela potrebbe essere mio padre. E nessuno se lo cagava. Cioè, no, lo conoscevano tutti, ma... Piero Angela c'è da 5.000 anni. Potrebbe essere mio nonno. Era nelle videocassette dei documentari che guardavo alle elementari.
Però sta roba che è diventato un meme completamente a caso, come Magalli. Mamma mia, che fastidio a caso. Ma che vuol dire che è diventato un meme Alberto Angela? Magalli fa ridere visivamente. Ma Magalli fa ridere anche il nome, ma che basta quello, mamma mia. Basta quello. Beh, sì. Siamo ridotti così, non c'è più umorismo nell'aria, che basta un nome che fa ridere, lo portiamo nell'Olimpo della comicità. E Angela comunque non è. Siamo finiti come... Perché di speciali di Alberto Angela ce ne sono stati sempre tanti, ma... Adesso, sì. Guarda caso, dopo il 2016, di meme, di che poi immagini... Io comunque preferivo la macchina del tempo. Ah, a mani basse. L'anno prossimo Cecchi sarà l'anno di Cecchi Paone, dai. Ma non credo, anche perché Cecchi Paone si è rovinato completamente. Beh, perché si è... Non è il problema che si è dichiarato gay. Che penso sia stato uno dei primi. E che era sposato, però. Era sposato, sì. Però, sì, ma però è successo vecchia, un casino all'epoca, proprio. Ma è roba talmente perché, vecchia. Perché non solo si è dichiarato gay, ma ha fatto anche delle dichiarazioni di un certo peso, mi ricordo. Adesso non me le ricordo neanche più. Ma non penso che sia a causa dei meme. Garro, sono convinto, sì, al 100% che sia, sì, per i meme. Convinto al 100%. Perché c'è da tutta la sua vita... Alberto Angela, che fa speciali in TV, ma guarda caso quest'anno, dopo miliardi di persone con la maglietta, con le foto, con i meme di Alberto Angela, lui ha fatto lo share. Perché c'è sempre stato e non è mai stato così, guarda caso. Quindi... È il motivo per cui Papi è stato invitato da tutte le parti e si è nel video di Rovazzi. Cioè... Per musica, sì. Papi, che è rinato l'anno scorso e quest'anno... E dopo aver fatto uno dei programmi più scemi della televisione italiana, che guardavamo tutti comunque, adesso è nel video di Rovazzi. Okay. No, perché Enrico Papi è stato invitato anche su Tale e Quale. Sì, ma perché l'hanno invitato? Perché adesso è scoppiato su internet. Per musica, sì. Idem Magalli. Magalli c'è sempre stato, però quest'anno che è diventato un meme l'hanno invitato ovunque. E cazzo. Ma scusa, ha fatto bene, sfrutta l'onda. No. Ma lui sì. Buon per loro, che cazzo me ne frega. Ma no, cioè, ma noi non stiamo a me va bene che loro. A parte Alberto Angela ha fatto la cosa giusta, non è andato a Tale Quale Show, per esempio. Fare. Ha fatto quello che doveva fare. Però minchia, ma è una, cioè, questa è roba, è questo è un personaggio nuova... che ci sono da 30 anni, porca troia. Mi viene da piangere che internet si riduca a ste cazzate qui, porca puttana. Tale Quale Show è diventata la nuova isola dei famosi. Alla fine ci va chi c'era, no, c'era Claudio Lippi qui, voglio dire. Chi non sta più facendo una ciuppa va a fare quello. Che vabbè, se non... Cioè, avranno bisogno di campare pure loro. O scrivono i libri. E mica, li ha salvati internet. Non credo, Magalli lavorava prima, cioè, già da prima. Non è che... Beh, Magalli non ha fatto niente di più. Ha fatto quello. Non ha smesso di fare... I fatti vostri! Porca, no, è un programma che non vedeva nessuno. E adesso tutti sono fan di Magalli. Porca puttana. Ma non è possibile che nessuno si sveglia la mattina per guardare coso. Per guardare. Come che è Piazza Grande? Nessuno. Ma nessuno, è troppo nessuno presto. L'ha mai, cioè, fatto. Io e te lo possiamo vedere. Ma lo, io guardavamo, te ci svegliamo, ma lo guardavamo io quando piccolo, ero piccolo. E comunque piccolo non lo guardavo. C'era in TV perché non avevo il controllo del telecomando. Quando lo ero piccolo, quando solo ero per quello. Nonna. Che mia nonna lo guardava. Puttana, e poi che fastidio. Suonava il telefono, Piazza Grande. No, che cazzo dici? Che cazzo di coglione? Cosa dici? Tu lo metti che vinceva, che ne sai. No, io lo facevo, mi prendevo per il mio. Ah, mio, tu lo prendevo. Ero un bambino, no? Mi dicevano, che quella mattina quando ti chiamano, ma che cazzo vuoi che mi chiami, nonna? Piuttosto, fate i meme sulle persone che hanno bisogno di aiuto. Claudio Lippi ha detto che non gli sono rimasti i soldi. Fatelo su Claudio Lippi, salvategli la vita. Che tristezza. Fatelo Claudio sulle Lippi. Persone che hanno bisogno di soldi. Papi credo che non facesse più un cazzo e quindi credo l'abbiano un po' aiutato, no? Fatelo con Claudio Lippi. Per me la persona peggiore è l'uomo gatto, che è diventato un meme... È diventato tutto quello che vuoi, ma non ha mai vinto niente. Gli hanno dato 100 euro a puntata. Perché ai tempi non voleva dire. È come i film. Amiche, 100 euro a puntata, è stato su quasi un anno. E poi. Ma tutto. Era tutte le sere, era? Sì. Forse era 6, forse solo la domenica saltavo, non mi ricordo. Bisogna vedere con le tasse e tutto che cazzo gli è rimasto.
Però esiste ancora Claudio Lippi. Ecco, è per quello, tiratelo in vita. Claudio Lippi fa domenica. Marco Columbro. Cazzo, ha fatto la pubblicità delle assicurazioni lì. Quella con la transizione dove si mette nel suo stesso corpo immobile. Non so se l'hai vista. Quella roba lì. Quella è un meme. Hanno fatto una pubblicità che è un meme, ma nessuno se l'è cagata. Quando ero piccolo, Columbro faceva tutto. Columbro. E ha fatto 50 anni di televisione, poi ha avuto 17 ictus e non l'hanno più fatto lavorare. Fate tornare in vita Claudio Lippi. Il meme è già pronto. C'è la pubblicità dove lui fa sta transizione, dove cammina e c'è il cartonato di lui fermo e lui che entra dentro il suo stesso cartonato e si anima. Porca puttana, una tragedia di pubblicità che poteva diventare un meme. E no, hanno fatto diventare Magalli che non ne ha bisogno. Magari non ha bisogno di diventare un meme. Fate diventare Claudio Lippi e Marco Columbro un meme, che hanno bisogno di soldi quelli lì. Poveracci, fatevi fare le serate in discoteca, le interviste di Dipré. Fatevi fare quelle cose. Ce lo vedo Columbro a fare tale quale show. Columbro, che poverino, stanno male. Claudio Lippi stanno invecchiando. Che tutti si lamentano del 2016 come l'anno delle morti. L'anno prossimo sarà molto peggio. Sì. Io ve lo dico come Nostradamus. Sarà molto peggio l'anno prossimo. Io ho visto un'intervista di Paolo Villaggio e c'erano i figli che gli volevano sparare in testa da quanto è vecchio. L'anno prossimo sarà peggio di quest'anno, secondo me, per la roba italiana, drago. Per i morti italiani. Porca miseria. Ma chi se ne frega degli italiani? Noi ci guardiamo le robe. Va bene? Va bene. Ecco. Internet non è carità, dice All You Can Rob. È vero. Ma io stavo scherzando, All You Can Rob. Devo anche spiegarvelo. Siete dei non pezzi è vero, di merda. Scherzando. Ma adesso sì, voglio, era per dire. Voglio fare un pro bono. Era un discorso esagerato. No, adesso, ma devo anche spiegarlo? No, adesso lo mi facciamo ammazzo io, tanto ancora sono in tempo. Manca solo domani sera, ma sono ancora in tempo. Ah, per uccidere nel 2016. Esatto. Non avevo capito. Vabbè. Sono ancora in tempo, madonna figa. Anche quando vuoi, non è che c'è freddo. Potresti essere il primo. Sono il primo morto del 2017, fanculo. A mezzanotte minuto ti spari un colpo in testa. Il problema sarà trovare una pistola entro domani sera. Se uno vuole procurarsi una pistola per spararsi, come fa? A chi mi devo rivolgere? E vai in campagna dai contadini con i fucili. Sai come puoi farti sparare easy? Come vai a rubare il mais. Vai a rubare il mais e ti impallinano. No, guarda che loro sono stronzi, ti sparano il sale. Che male! Che dolore incredibile! E sì. Tu ti giri e te lo ficchi negli occhi. Lo giro, lo prendi in pieno in faccia e muori. Secondo me è un colpo secco. La cosa, secondo me, rimani cieco perché il sale non ti uccide, rimani cieco e puttana che vita di merda. Diventi Bocelli, perché se diventi nero, come diceva Liezza ieri sera, è un casino. Vabbè, ma ieri perché hai specificato tu male? Ho detto cieco, ho detto specificare del colore della pelle. Scusa, Carino, se uno ti dice... Me l'ha detto. Cantando cieco, tu cosa ti pensa? Eh sì, Bocelli, però, cioè, ho capito. Cioè, ma io no, ho cantato Happy Verde, ho cantato Happy Verde. Era la cosa dopo che ha detto nero. E tu gli hai detto, sì, ma io dicevo cieco. E quindi c'è stato questo disguido. Io ti ho detto, sì, ma è nero. E tu hai risposto, ma hai detto cieco. Ho capito, non può essere. Non può essere entrambi. Vabbè, perché lui ha detto solo cieco. Ah, giustamente. No, ma infatti non ti contestavo il fatto che tu abbia detto Bocelli la prima volta, ma il fatto che io ti ho detto, sì, ma nero. E tu mi hai detto, ma tu hai detto cieco. E sì. Era quello il nocciolo della question. Drago di merda, se vuoi combattere, facciamo, ma vieni qui. Non è stagione di mais, scusa, no, era per dire una roba. È stagione di qualcosa. Correre, sì, vabbè, guarda. Cosa ci sono? Le susine. Guarda, non si può neanche scherzare, meno male che ho il mio gruppo di amici, perché sennò guarda. E chi sono? Chi sono? Non voi. Eh no, dimmine uno. Sono i biondi. Io non ti credo. Vabbè. E comunque la tua mamma non... No, non fa il mais. No, dicevo, non conta come amicizia. Concentrava. Che sto combattendo contro un drago, mi distrai. Mi distrai, stiamo parlando. E tu che ti deconcentri più che altro. Sto uccidendo un drago sanguigno, va bene.
è morto. Le. Bravo, tutto ragdolloso. Le, sono ricco. Dove dovevo andare? Dove cazzo è l'obiettivo? Ah già, sono già stato lì. Va bene, poi torniamo di qua. Ma che ora è? Ah minchia, sono quasi le 11. Allora arriviamo qua, arriviamo dove dobbiamo arrivare e poi chiudiamo. Dovete rubare i maiali o le galline? Quelle ci sono tutto l'anno, giustamente. Minchia, stiamo raggiungendo comunque un ragguardevole numero di persone anche il mattino, sto notando. Sarà che è vacanza, eh? Eh sì. Forse. Perché ne sanno i 2000? No, lo sanno, lo sanno. Mi manca Alberto Castagna. Love, love, love. Chi l'ha preso in mano poi, strano amore? Non lo so, aspetta, vado a vedere. Poi non lo stanno facendo più da un'eternità, mi sa. È morto Castagna, basta. No, l'hanno rifatto, dopo Castagna. Sì, sì, mi sembra un po'. Però non mi ricordo chi. Vado a vedere. Allora, strano amore. Vediamo. Dal 94 al 2009. Ah, Alberto Castagna, la Fogliero. Porca troia, ma quella Fogliero, mamma mia. Sì, sì. Anche lei, fatela diventare un meme, dove è finita? Sai chi devono far diventare un meme? Gabriella Golia. Dove è finita Gabriella Golia? Io la vedevo sempre. Cioè, erano lì e poi dopo, guarda, pareva ieri, sai come quando muore uno. Ma l'ho visto ieri, stava benissimo. Te l'ho visto in un'intervista della D'Urso, vuol dire che l'ultima volta dalla D'Urso ho visto... Anna Laura Ribas, che c'è, cioè, proprio gente che è allo sfascio completo della sua vita. Porca miseriaccia. Queste cose fine. Mi sa che le dico nel video di fine anno, vai. Spoiler. Vabbè, se fai. Io nel mio parlo di cose serie invece. Tipo No Man's Sky. Pronto? Sì, sì. Sì. Mia sorella 2001 si ascolta la canzone che ne sa nei 2000. Va bene. E io non so. È 2001. Era solo un riferisco nella categoria 2000, va. Poi che ne sanno di qua, che ne sanno di là, ma si potrebbe fare con qualunque anno di uscita. Posso noi dire, che ne sappiamo degli anni 50. Poi che ne sanno i 90, gli 80, ho capito. Boh, niente. Ma qui è tutto aperto, Buon salve. Dagro inquieto. E noi gli tagliamo la zucca. Lì su c'è qualche faccenda. Ascolta mia sorella che è 2006. Ma quanto giovani queste signorine. Come fate ad avere delle sorelle così giovani? Quanti? 11. Nel 16. 2006. 10 anni. Siamo nel 2016. Siamo nel 2017 ormai, figa. Comunque c'ha 10 anni, non è ancora compiuto 15. Cosa ne sai? Magari il primo gennaio. Non se ne è ancora il primo gennaio. Va bene. La morte dentro quando i 2000 hanno 16 anni. Oh. Sì. Siamo vecchi. Comunque pochi, porca troia. Comunque pochi 16 anni, non sembra così tanto, ma... Beh, vabbè, 16 anni, cos'è? Prima liceo, seconda liceo? Oddio. Ma è già anche terzo. Un pelo di più, sì. Seconda o terza? Finisce a 18, quindi... No, mi sono sbagliato. Ancora qua. Niente. Devo andare lì su, ma puttana vacca, una scalina? No. E si passa da di là, immagino. Ah, ci sarà da fare l'enigma allora, va bene. Terza liceo?
Scusa, se finisci nel 2018, se, nel 2018 anni. Se finisci a 18 anni, due anni prima è in terza. 18-19. Porco schifo. Sì, perché non sia stata bocciata. Vabbè, devo... per età. C'è qualcosa che non mi torna qui. Non mi turnica. Per i maniaci l'anno d'oro sarà il 2018. Per il coso lì. Perché si devono fottere le 2000. Palle poi sta storia. Palle. Ma scopati una della tua età. È difficile. Se non te la danno è perché sei brutto. O non ci sai fare. Guarda che noi conosciamo fior fior di cessi a pedali che stanno con delle fighe. Ne parlavamo anche ieri con gli Ezar. Non solo con me. Per l'esempio, perché tu te la sei proprio presa male per quella questione lì. Lo so. Non ci sto. Ci sono ancora espressioni come LOL, OMFG e ROTFL. No, ma soprattutto se dici LOL a voce sei un pezzo di merda. Mamma mia, che cringe. Ti dico che da ascoltare ti viene la brezza alpina su per i polpacci. Specifico. È giusto. Il pelo che si rizza. Ma guarda che c'ha le scale. Ma che trappola è, scusa? Per mandarmi in acqua? Vabbè, chi se ne frega, fammi uscire. Aiuto? Ok, ci sono. Gatto che colpisce nella ferita. Cosa ho detto? Cosa ho detto? Che non dovete dire LOL la voce perché sennò siete dei pezzi di merda. Non è colpire nella ferita, ragazzi, porca miseria, è veramente roba che è... Dai. No. È come dire, sto ridendo tanto. Non è vero. Me lo stai dicendo. Con che faccia? Sì, sto ridendo rotolando a terra, ma non è. Che rumori. Beh, io lascerei qui a metà. Ti ricordi il periodo 2011-2010 dove la gente diceva sto lollando duro? Sì. Ti ricordi il non periodo sto lollando duro? Le uniche volte c'ero. Le uniche volte in cui scrivevo LOL era per fare comparire le emoticon su MSN. MSN. Anch'io. Che poi ho dovuto installare obbligatoriamente MSN Plus per evitare quei pezzi di merda che avevano. Aspetta, che devo. Ok. Allora, devo rompere questo cavo. Ma non è un filo? Perché devo sgrimaldellare un filo? Adesso mi spieghi la lore che sta dietro questa cosa qui. Sgrimaldellare è molto porno. No, è quello sgrillettare, sbagliato. No, però ci arriva, cioè è lì vicino. Secondo me qualche Kama Sutra c'è scritto sgrimaldellare. Col grimaldello. L'indiano antico. Ok. Cioè è un filo, lo vedi, e l'ha tagliato, ha tagliato il filo, però l'ha fatto con un grimaldello, bravo. E stavo dicendo che ho dovuto installare per forza MSN Plus per evitare quei pezzettini di merda di scrivere con le emoticon. Non so se a te era mai capitato. E questa cosa sono intelligenti quelli di Twitch, la impediscono perché bannano le emoticon dei subscriber fatte in questa maniera. Infatti sì. Tu non puoi mettere delle lettere perché sanno, se l'hanno tolta noi. E ve l'hanno tolta giustamente perché negli anni 90, non è vero, negli anni 2000 quando c'era ho sbagliato un po'. Tranquillo, ho sbagliato un attimo. Ma vai avanti. In quel tempo, come Gesù Cristo, c'era gente che aveva una lettera, un emoticon. Scrivevano ciao, c'era la C gigante che brillava, la I piccola sì, il topolino. Te lo ricordi il topolino con i piedi grossi, quello bianco? Sì, ma c'è ancora, da qualche parte. Beh, adesso non frequento. Presumo di sì che non sia estinto, però c'era quello lì che c'era sempre sto cazzo di topolino di merda con le lettere. E figa. Uno scriveva ciao, era capodanno. Stiamo tranquilli un attimo. Poi magari io c'avevo il Comic Sans. Perché da piccolo mi piaceva il Comic Sans. Quella di Game of Thrones. Pa 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 pa. Il giusto Skyrim da solo.
Nudo. Skyrim registri. Vabbè, sì, l'ho detto giusto. Ma io sto seguendo un obiettivo che non ho. Ho finito la quest, non mi sono reso conto, sono scemo. Ah no, leggi le note e vedi dov'era il dubbio. Che cazzo. Oggetti. Vai. Libri. Oop. Non era. Adesso vatti a ricordare. Buongiorno, buongiorno. No, non è possibile. Ah no, note di Alessio. Eccolo qua, era questo. Dovevo anche riconoscere il libricino. Poi dopo me lo leggo con più calma. Vabbè, è giunto qui, ammazzo questi perché non li posso salvare. Se no, puttana la loro mamma. E poi chiuderei anche. Me la ricordo tra l'altro questa quest. Boh, adesso direi che qui possiamo salvare. Salva. Lei. E usciamo, e usciamo. Viva il Comic Sans. Berlusconi aveva mandato una lettera al popolo in Comic Sans. Quando era sceso in campo? No, quando era sceso in campo non esisteva. Non aveva, neanche non aveva dato tutto il DVD con la il documentario, i libri, cose. Ma mi quando è sceso in campo ha fatto vedere una trasmissione sulle sue reti. A parte quello, ma non aveva mandato a tutti quanti un opuscolo, una brochure di ma è Berlusconi. Successo poco tempo fa questo. No, è un'altra. Mi ricordo che quando è sceso in campo aveva mandato roba una brochure, incredibile. Una pochette con dentro dei profumi. un cestone di Natale con dentro i saponi, il formaggio. Buono, dai. Le nocciole e poi c'era scritto votatemi. Votatemi, votatemi. Va bene, fanciulli, ragazzuoli, persone, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questa live, spero vi siate divertiti in maniera copiosa come le pozioni di cura che utilizzo di solito su Skyrim. Grazie a Karim e Liezan in ordine di apparizione per averci chiacchierato. Iscrivetevi a Karim, esatto. E al canale privato di Liezan. Non c'è niente, no, c'è un video, quello del gol che mi ha fatto Karim 3 anni fa. Perfetto. Ad una qualità che neanche veramente sì, le calcolatrici. Iscrivetevi al canale di Liezza, c'è Karim. Effettivamente è vero. Collab. E allora, ciao. Grazie per donazioni super e sub, naturalmente. Ma quindi buon anno! Di già? Ah, tu stasera la fai? No, stasera. Ah, io non faccio ci anche sono. Stasera. Non ci sei, no, sei a puttane. No. Goku no, lo sai. Devo registrare GTA, va là. Un anno da adesso?